Buongiorno a tutti, sono Riccardo, sono un life coach, sono un Potterhead e oggi la mia anima da Potterhead che vi parlerà, io e la mia giratempo, perché è arrivato il momento, tanto atteso che poi non so se potrà essere visto da coloro i quali me l'avevano chiesta perché il fan club non consente la pubblicazione di video provenienti da YouTube, ma ormai mi ero prefissato di fare la recensione e la faremo. Premessa oltre la quale vi darò qualche secondo per scappare. Se non volete anticipazioni, dovete aver letto tutti e 8 i libri di Harry Potter. Io non vi farò anticipazioni sul libro di Tom Felton, non dirò cose che potrebbero contenere anticipazioni, ma se non avete letto i 7 libri di Harry Potter è tutta un'anticipazione. Per cui adesso con l'aiuto di un dispositivo, per voi taglierò questa parte, ma con l'aiuto di un dispositivo lascerò 10 secondi a chi non ha letto i libri di Harry Potter e non vuole anticipazioni. Alexa, Alexa, stop. Rieccoci. Siamo qui, come ho detto, non per fare coaching oggi, ma per recensire, senza la bacchetta o Beyond the Wand, secondo la lingua in cui leggerete di Tom Felton. Non ci è dato capire il perché Beyond the Wand, ossia dietro la bacchetta, sia stato tradotto con senza la bacchetta. Ma non siamo qui per disquisire sulla qualità delle traduzioni italiane, ecco. Ci limiteremo a recensire il libro. In questo momento non ho letto l'epilogo, ma ho pensato che siccome si sarebbe trattato di una recensione senza anticipazioni, questo non influenzasse più di tanto, la qualità del video che sarei andato a fare. Quindi eccoci qua. Tom Felton è un attore classe 1987, fortemente conosciuto per il ruolo di Draco o Draco, a seconda della pronuncia, Malfoy in Harry Potter. Ma il libro, ecco, parte proprio così, ossia con la prima vera produzione cinematografica alla quale ha partecipato Tom Felton in giovanissima età, che è I Rubacchiotti. Anche se ci sembra strano, probabilmente per chi non lo avesse riconosciuto o seguito come attore nei primi anni della sua vita, in realtà Tom Felton come attore non nasce con Harry Potter, anche se prevedibilmente è il tipo di esperienza di cui si parla di più all'interno del libro. Il libro, che salta subito all'occhio per una caratteristica che non ritengo sia una grossa anticipazione, quindi la dirò in questo video. La caratteristica è quella del doppio titolo, cioè uno ironico e uno, diciamo, serio. Mi ero ripromesso di segnarne almeno uno, ma poi non l'ho fatto. Si accenna anche alla partecipazione di Tom al film Hannah and the King, che io, ad esempio, non avevo riconosciuto. Il libro si articola principalmente sia per quanto riguarda i film in cui non era Draco che gli altri, in una interessante descrizione del funzionamento del set, che invece è una delle cose che non vi dirò per lasciarvi un minimo di sorpresa per quanto riguarda il libro. E soprattutto svela anche la collocazione e il funzionamento delle scene tagliate di Harry Potter. Ecco perché ho detto che dovete leggere i libri, altrimenti riceverete quelle che per voi sono anticipazioni, però
per quanto riguarda praticamente ogni capitolo della saga. Quello che colpisce dell'impostazione di questo libro è soprattutto il punto di vista di un bambino nei confronti della macchina del cinema, del funzionamento del lavoro di attore e anche i grandi attori visti con gli occhi di un ragazzino, prima adolescente, poi è uomo sul finire del libro. Possiamo trovare all'interno dei cenni autobiografici, quindi in un certo senso cresciamo con Tom, partiamo con Tom che ci presenta la sua famiglia e arriviamo veramente ad anni recentissimi. Una cosa che colpisce e il suo punto di vista riguarda tutta la produzione di Harry Potter e il successo mondiale che ha avuto, in cui lui non pensava minimamente di fare l'attore e lo ha scoperto dopo. Ha scoperto dopo che era questo che lui voleva fare. Si passa attraverso momenti biografici brutti che molto spesso non vengono resi pubblici. Dicevo che non vengono resi pubblici se non magari attraverso la lettura di articoli, interviste, insomma, seguendo in generale la vita dell'attore. Questo video sarebbe pieno di bloopers se fosse per noi. Io spero che il video vi sia piaciuto, non lo so cosa ne possa venire fuori perché so che questo video potrebbe essere visionato da misofonici e quindi devo cercare di eliminare tutti i miei schiarimenti di voce per i rumori esterni. Scusatemi, ma non posso, fa caldo, non posso chiudere la finestra. Io spero che questa piccola... Non so in che stato saranno i miei occhiali dopo questa dimostrazione di amore canino che forse metto nel fuori onda. Dicevo che spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta. Mi scuso fortemente per i mille tagli, ma so di schiarirmi molto frequentemente e facilmente e che questo rumore potrà dare fastidio ad eventuali persone misofoniche come me che dovessero seguire il video. Se non sapete cos'è la misofonia, vi rimando al video sulla misofonia che vi lascio qui sopra da qualche parte. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi su tutti i miei social, che io sono un life coach, che in questo momento ho 3 posti liberi. E quindi se siete interessati ad una consulenza, primo incontro gratuito e poi decidiamo insieme cosa fare. Vi saluto, spero che abbiate apprezzato questa recensione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!